Se siete in puntamento e puntate un nemico a un metro, sei morto. Via il dito dal grilletto. Da un metro, sono un sei. Bentornati Snipers, qui Marzer, e oggi vi propongo una bella giocata al Dynamic Field, come non facevo da un sacco di tempo. La giornata era particolarmente ventosa, e sebbene stessi usando dei pallini veramente pesanti, degli 0,30, risultava difficile fare dei tiri a lungo raggio. Non capisco se non gli arrivano o no. Sì, lo vedo. Preso. Sì. Bravo. Occhio dietro a me. Largati di qua. Via. La modalità di gioco era cattura alla bandiera. Io e il mio plotone eravamo in attacco ed eravamo veramente vicino alla base avversaria. Sì, boscato da qualche parte. La loro flag era dritto davanti a noi, ma qualche avversario ancora resisteva sulla destra, impedendoci l'avanzata. Dov'è questo che gli spara? Non lo so, non lo vedo. Ah, sulla destra, sulla destra. Lo vedo io. Dietro il... Aspetta. Colpito. L'ho preso. Il forte vento continuava a curvare la traiettoria dei miei pallini, facendomi mancare gli avversari di pochi centimetri, come in questo caso. Per fortuna la mia squadra riuscì ad eliminare uno degli ultimi difensori. Mentre tenevo occupata ciò che rimaneva della difesa, decisi di approfittare del trambusto per passare all'attacco. Occhio. O la va o la spacca. Giù! No. Il secondo match ho deciso di passarlo in difesa. La nostra bandiera era posizionata al centro di questo capannone. Dai, tagliamo. Io e un mio compagno di squadra abbiamo trovato proprio un bel posto dove camperarla. Sì, sì. Prima le signore? Ehi ragazzi, se vi piace quello che state vedendo e siete nuovi, iscrivetevi al canale, aiuta un casino. Allora... Arrivo, Passami il tuo di bidone. Due! 1, 2, 3, 4, 5. Chiudi là. Ti sei cagato addosso, David? Allerta come un falco, eh?
Ok. Arrivano. Lo vedi lì sulla destra? L'ho piccato. Vedi dove arrivano quelli? Sono proprio addosso. L'altezza ci dava un piccolo vantaggio sulla gittata, ma non dovevamo farli avanzare per mantenerlo tale. Come vedete dalle immagini, i pallini non arrivavano neanche contro la struttura sul quale ero nascosto, ma questi soft gunner erano comunque convinti di avermi preso e che io non mi stessi dichiarando. Ma dov'è? È all'angolo. Tira su. Questi invece arrivavano e come? Devo la vita a questo barile. Oh, aspetta, stai così? Fidatevi, sono un ingegnere. Da dietro sono morti i nostri. È nostro forse? No, quello è rosso. Oh, bene rosso. Preso. Sono morti. C'è altra gente. Corri. Morto quello di davanti? Davanti a me c'era un giocatore, al quale avevo fatto anche dei cenni, convinto che fosse nella mia squadra. La benda rossa, che simboleggiava la fazione, era molto sbiadita e da questa distanza non l'ho vista. Siamo assieme! Tu ce l'hai! Dov'è? Occhio Piazza, ne è uno lì, sulla destra. Ultima manche, questa volta con il cambio del campo. Toccava a noi difendere la parte con la struttura bianca, mentre a loro toccava il capannone. L'ho preso. Ce ne sono altri due, uno è già avanzato e uno è dietro. Gli avversari avanzavano numerosi. Ho quindi deciso di ritirarmi dentro la struttura bianca cercando di portarne via qualcuno dalle finestre. Non vedo uno, è il solito colonnato. Il vento però, anche in questo caso, non aiutava per niente. Mentre ero concentrato a fare schifo dalla finestra e quindi completamente inerme, un avversario mi è arrivato di soppiatto alle spalle. Da una distanza simile non ci si spara. Basterebbe un cenno per farmi dichiarare. Ha deciso invece di spararmi ben 3 colpi sulla schiena, da una distanza di circa 30 cm. La distanza minima d'ingaggio è una delle regole fondamentali di questo sport, ribadita tutte le volte dagli organizzatori di qualunque campo. Mi raccomando ragazzi, non roviniamo questo sport. Il video si conclude qui, se vi è piaciuto lasciate un like, condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci si becca in campo.